Decidere di viaggiare in bicicletta e non con una bicicletta da cicloviaggiatori dal sud-est asiatico all'Italia è una cosa che può solamente ideare una persona con poco sale in zucca, detto in senso molto affettivo, ma se non si ha un briciolo di follia certe cose non le si fanno, come nel caso di Valentina Brunet, che è l'autrice di Pedalando Sogni, volume 1, volume 2, libro dedicato al cicloviaggio diviso appunto in due parti, il primo dal Vietnam al confine russo-kazako e il secondo dai paesi dello Stan fino all'Italia. Due libri che hanno molte differenze, non solo per i paesi che sono stati visitati, ma anche per le vicissitudini umane vissute, e che hanno tanti spunti interessanti all'interno. Il secondo, vi dico la verità, mi ha divertito di più, un po' perché probabilmente c'è nelle parole dell'autrice un senso di libertà che ha acquisito poi lasciando la Mongolia e vivendo praticamente la sua ciclopedalata dalla Russia fino al nostro paese. Dall'altra parte perché ci sono tante cose che fanno ridere, ne abbiamo anche discusso in intervista sul canale YouTube, trovate la puntata con l'intervista a Valentina Brunet su Raccontare in viaggio, e ci sono due aspetti che a me hanno fatto un casino ridere. Il primo, ogni volta che superava un confine pioveva, e la seconda è che sì, la diarrea è sempre in agguato, non si scappa mai, e quindi impari anche ad agire di conseguenza quando questo problema si presenta. C'è anche un profilo che viene fuori da questo doppio volume, ci sarebbe stato un terzo riguardante il cicloviaggio in Italia, ma al momento non è mai uscito e non credo che uscirà mai. Il profilo di una donna forte che riesce, nonostante tutte le problematiche, nonostante i dolori fisici, nonostante le botte morali, non solo legate alla perdita di un amico, ma anche a una vicissitudine purtroppo che l'ha riguardata molto da vicino, anzi in prima persona, in Mongolia, e che ha dimostrato quanto questo stato a livello maschile non abbia ancora una considerazione del mondo femminile per come lo abbiamo noi. E dicevo, nonostante tutto, Valentina va dritta per la sua strada, riesce a superare le sue difficoltà e trova nella Russia il paese dove riesce a riacquisire la sua libertà. Certo, non è stato facile, al di là di quello che è successo, vivere, dormire a 0 gradi, con l'acqua che gela, avere a che fare con persone viscide. Vabbè, ma sono purtroppo quelle cose che soprattutto chi è donna sa benissimo di mettere in conto, perché certe mentalità, certi modi di fare purtroppo sono ancora radicati nel mondo maschile. Ma detto questo, se da una parte c'è il primo volume che parte dal Vietnam e giunge al confine russo-kazako, e devo dire che a me la parte che è piaciuta di più è stata quella cinese, perché comunque è uno stato grandissimo, è uno stato che è ricco da una parte ma magari povero e desertico dall'altra, e prima o poi devo dire ci vorrò andare. Nel secondo, ripeto, i paesi dello Stan, magari soprattutto il Kazakistan, sono quelli che attirano di più, un po' perché adoro la sua bandiera, un po' perché i paesaggi descritti poi fanno sì che uno abbia voglia di andarci. Certo, se sei vegano come me, qualche problema potresti comunque averlo. Però poi ci sono altri posti, non solo i paesi dello Stan, ma ci sono anche la Georgia, altro posto da visitare, e con un'altra viaggiatrice ne abbiamo parlato in un'intervista. E dalla Georgia in su però abbiamo un passaggio molto molto più rapido, e quindi basterà poco poi arrivare al confine italiano con appuntamento a Mantova per la Fiera Internazionale del Cicloturismo. Quindi perché leggere i due volumi? Perché questo è, come dire, uno dei tanti spunti, uno dei tanti libri che può regalare spunti per viaggiare. Se uno vuole farlo in bicicletta addirittura potrebbe anche farlo, e secondo me dà un input molto molto importante. Dà però un altro spunto che purtroppo non tocca soltanto la questione di cicloviaggiatori, ma un po' in generale, e questo riguarda soprattutto quando la ragazza arriva in Slovenia, ovvero sia un episodio che riguarda lei e un cameriere che una volta che gli viene raccontato di essere arrivato in Italia da un viaggio lungo in bicicletta, la guarda un pochettino così come per dire, ma questa a lavorare non ci va mai. Ecco, mi viene in mente una cosa per chiudere. Ognuno ha la possibilità in questo mondo di decidere quello che vuole,
e soprattutto ha tutte le possibilità di mettersi in gioco. Ognuno decide per sé. Se vuole la zona comfort è una decisione sua, se vuole sperimentare altro e vuole mettersi in gioco, vuole esplorare ed esplorarsi, è bene che lo faccia, perché questo sì, ti cambia davvero la vita.